Alberto Sciupoli. Buonasera. Sì. Olè! Roberto, innanzitutto grazie di essere tra noi. Sei arrivato da poco, da porta. Sei arrivato, come si dice a Bergamo, pelo pelo, perché stavi a Milano. E detto a me è arrivato pelo pelo, cioè, suona un tantino di presa. Però comunque, cioè, sono arrivato pelo pelo, anzi direi per il rotto della cuffia. Quante ne hai dovute subire da Pino Insegno? Te dirò, guarda, abbiamo sempre avuto un tempo in famiglia, mi hanno sempre detto ma come fai a stare con quello che è laziale? Poi ho capito come fare, parlo più piano, che se almeno mi capisce anche lui, capito? Cerco più lentamente, mi spiego, faccio disegni e così insomma si risolve anche questo gap con il laziale. D'altra parte poi viviamo in una società multilaziale, quindi dobbiamo sopportare. Come ti sembra, Valentina, in forma oggi, vero? Questo qua. Cioè adesso in forma sembrerebbe un'offesa, invece dico in forma nel senso che veramente curve pericolose qua, io guido con prudenza, che scherzi, guarda, io rallento, anzi mi fermo proprio, mi girate tutti un attimo per favore, mi spiace. Beh, è bellissima, che c'è da dire, veramente, no? No. Si chiama fastidio, no, perché se... è colpa di Fabrizio. Mi chiede il microfono a me, in maniera che almeno si almeno lui parla, io vengo buca, come si dice. So che devo dire, so che devo fare. No, lui mi ha chiesto una cosa. Ma e tu invece che fai? Ma dico una ballerina, qualche film ogni tanto. Ci provo, non come te, non come te. No, dicevo che fai stasera. Vabbè. Io sono il tuo premio, sono il tuo premio. Quante invidia. Una di ieri sera. Ecco qua la targa. Tu come ti chiami? Greta, sei sposata? E tu invece? Come ti chiami? Hai dimenticato quello che premio romanista VIP Roberto Sciupoli. La voce è passata. Grazie Roberto. Veramente piacere. Visto non solo le targhe, vediamo che arriva, proprio Roberto Ciuccio. No, proprio con noi.